comincia. Benvenuto alla conferenza stampa di Mister Donadoni, si prende un giornalista di utilità il microfono, grazie. Buongiorno Mister, Pietro Rattini, Gazzetta.it. Quali sono le sensazioni, le emozioni a poche ore diciamo dall'esordio in campionato da Tupano? Beh, sempre bello, positivo, ho entusiasmo, voglia, non vedo l'ora. Ho lavorato in questi giorni, direi, con grande partecipazione da parte della squadra e dei ragazzi, questo credo che sia estremamente importante, positivo. L'obiettivo è quello che questo entusiasmo si mantenga da qui alla fine, perché questo deve essere il nostro concetto, la nostra filosofia, e quindi direi che ci stiamo preparando al meglio per questa gara, che non sarà certamente facile, come tutte le gare non saranno facili, però insomma, siamo assolutamente positivi. Una gara, come diceva lei giustamente, non facile, una gara in cui vedremo qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo punto in campionato? Ma non escludo il fatto che qualcosa si possa cambiare, però a me, soprattutto in questi giorni, poi mi va a capire un po' quello che era l'atteggiamento della squadra, l'atteggiamento dei ragazzi come approccio. Mi piace che si lavori molto su noi stessi, quindi su cercare di trovare delle motivazioni, delle certezze in noi stessi, perché questo deve essere un po' lo spirito che ci deve accompagnare. E poi è chiaro che andiamo ad affrontare anche degli avversari, che hanno dei pregi come tutti quanti e dei difetti, e poi cercare di essere bravi anche a cogliere e a sfruttare questi aspetti, però soprattutto dobbiamo focalizzare molto su noi stessi. Nell'allenamento a porte aperte che abbiamo visto ieri ha provato una difesa a tre, se non sbaglio, ha provato un attacco un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto in campionato fino a questo punto. È già attuabile o ha bisogno di lavorarci su? Ma ci sarà indubbiamente bisogno di lavorarci per tutti quelli che sono gli aspetti tecnico-tattici differenti da quello che è stato il ragionamento fino ad oggi, però insomma sono tutti giocatori che hanno già, qualcuno di più, qualcuno di meno, un certo tipo di esperienza, quindi credo che nella propria carriera certe cose le abbiano già assaggiate, provate, poi vediamo quello che è la fattibilità. È chiaro che però dobbiamo cercare di guadagnare tempo e quindi inevitabilmente laddove qualcosa si cambierà ci potrebbero essere gli aspetti più o meno positivi e vedremo poi quello che saranno i margini e cosa ci sarà ulteriormente da limare. Grazie. Buongiorno Mister, di affrontare allo sport. Comunque possiamo dire che il 3-4-3 che ha provato ieri dovrebbe essere il modulo di partenza domani? No, oggi ancora voglio fare un lavoro in maniera un po' più dettagliata, più specifica, però la difesa a tre è una difesa che ho voluto capire e provare, perché credo che in funzione del materiale umano e tecnico che c'è in questa rosa sia una possibilità, ma non escludo il fatto di poter giocare anche a quattro. A centrocampo mancherà Galloppa, che idea si è fatto? Qual è il modo migliore per sostituirlo? Cioè, c'è un giocatore che è più simile per caratteristiche come Musacci, magari Blasi che più di contenimento? Ogni giocatore ha le sue qualità, le sue caratteristiche, in funzione di quello che... è chiaro che ci sono dei giocatori che conosco di più e qualcuno che conosco meno, però proprio direi che proprio perché qualche giocatore è meno conosciuto al sottoscritto, quindi voglio rendermene conto quanto prima. Quindi sono tutte aperte queste possibilità qui, è chiaro che siamo una cosa abbastanza ampia, e bisogna fare delle scelte anche ben precise, però anche oggi ho voluto che tutti quanti fossero qui, tutti convocati, tutti disposti e disponibili, ben disposti e disponibili, poi dopo è chiaro che non potremo dare il tiro ai 27 o 28, ma avremo grosso modo i 20 giocatori. Buongiorno Mister, Jonathan Belletti, volevo chiederle, come ha trovato la squadra? Sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Inevitabilmente la squadra quando viene da una sconfitta come è stata quella ultima può avere anche delle ripercussioni, la ripercussione più clamorosa è stata chiaramente quella del cambio dell'allenatore, quindi questo
bisogna essere bravi a incanalarlo in una maniera estremamente positiva. Quindi io credo che da parte loro ci sia grande voglia e volontà di riscattarsi in fretta, ma deve essere un riscatto che è frutto di un ragionamento positivo e non di frenesia o di confusione. Noi non abbiamo bisogno di fare confusione, abbiamo bisogno che cerco di dare ai ragazzi quelle certezze che sono importanti per affrontare un avversario difficile e complicato come sia. Dal punto di vista invece fisico? Valutarli in 4 giorni veramente non è semplice. C'è stata indubbiamente una grande voglia, determinazione, l'ho visti veramente tutti i partecipi, tutti volenterosi, tutti con la grinta giusta, e questo è estremamente positivo. Come dicevo appena ho esordito, è chiaro che questo tipo di atteggiamento voglio che si mantenga nell'arco del tempo, perché avere una reazione immediata diventa quasi automatico, però bisogna riuscire a mantenerla. Buongiorno mister, Maria Bertini di Parma. È un periodo di cambiamenti, cambiamenti in casa Parma perché è arrivato lei al posto di Colomba, cambiamenti in generale nel calcio perché è aperta la stagione invernale di mercato. Accostando queste due situazioni, visto i suoi primi allenamenti e approfondito la conoscenza con alcuni giocatori, è innegabile magari che qualche strategia del Parma a livello di mercato è cambiata. È così? Probabilmente cambierà, dire che è già cambiata è un po' prematuro. Io ho visto 4 giorni di allenamenti e questo è indubbiamente una cosa che mi serve, mi è servita, però è chiaro che poi ci sono anche le partite che richiedono molte volte. A volte quello che può essere un'impressione vista nella sessione di allenamento non sposa esattamente quello che poi è il riscontro che hai nella gara. Quindi adesso voglio valutare bene anche questa gara di domani con il Siena e poi già fare delle valutazioni più precise. Quindi la partita col Siena è anche un banco di prova da questo punto di vista? Assolutamente sì. Secondo me uno dei problemi grossi che ha avuto Colombo è stata questa rosa ampia. Lei come si è trovato a gestire un gruppo di 30 giocatori? Non ho fatto una grandissima fatica, anche se è innegabile il fatto che non agevola, quando ti trovi poi a dover schierare anche solo in una partita 11 contro 11, qualcuno devi lasciarlo fuori, quindi devi gestire, riuscire a mettere uno, l'altro, quell'altro, quindi dare anche un certo tipo di minutaggio, però la cosa a cui tenevo molto era quella di far capire che in questi primi tempi soprattutto tutti quanti devono rendersi veramente estremamente disponibili, estremamente volenterosi nel fare qualcosa. Ho visto degli atteggiamenti, qualche giocatore che ho avuto anche nel passato che me lo ricordavo esattamente così, con un bagaglio magari di esperienza superiore a quanto poteva essere quello di 4, 5, 6 anni fa, e questo mi è piaciuto molto. È chiaro che il discorso della rosa adesso sarà un discorso che affronteremo e anche dal punto di vista numerico cercheremo di limare un po'.